Il sabato sera in Italia è da sempre un momento cruciale per la televisione, con programmi che si contendono l'attenzione del pubblico. Due dei principali contendenti sono Tu si que vales e Ballando con le stelle, entrambi con un seguito di fan appassionati. La battaglia per il primato degli ascolti è serrata e ogni settimana i due show mettono in campo strategie sempre più elaborate per attrarre il pubblico. Recentemente, Mediaset ha adottato alcune mosse strategiche per cercare di mantenere il vantaggio su Rai. Ad esempio, Tu si que vales ha iniziato la sua trasmissione con un anticipo significativo rispetto al solito, cercando di catturare l'attenzione degli spettatori prima che Ballando con le stelle iniziasse. Questa mossa ha dimostrato di essere efficace, poiché ha permesso al programma di Maria De Filippi di attrarre un pubblico più ampio. Inoltre, la gestione dei blocchi pubblicitari è stata ottimizzata per mantenere gli spettatori incollati allo schermo, evitando che cambiassero canale durante le pause. Le ultime settimane hanno visto una competizione agguerrita tra i due programmi. Ad esempio, il 12 ottobre, Ballando con le stelle ha registrato 3.419.000 spettatori, mentre Tu si que vales ha superato leggermente con 3.053.000. Tuttavia, sebbene il programma di Maria De Filippi abbia avuto più spettatori, Ballando con le stelle ha ottenuto uno share più alto grazie alla sua durata prolungata. Questi dati evidenziano come la durata e la gestione del tempo di trasmissione possano influenzare significativamente gli ascolti. Un altro aspetto cruciale della competizione è rappresentato dai concorrenti e dalle dinamiche interne ai programmi. La presenza di figure come Sonia Bruganelli ha aggiunto un ulteriore elemento di interesse a Tu si que vales, attirando l'attenzione del pubblico e generando discussioni sui social media. Le eliminazioni e le sorprese all'interno dei programmi sono fattori chiave che possono influenzare la decisione degli spettatori su quale show seguire. La capacità di mantenere alta l'attenzione del pubblico attraverso colpi di scena e momenti emozionanti è fondamentale.